Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi voglio parlarvi di 5 libri, se non erro, segno 5, 5 libri a tema inverno, perché in fondo, infine, gennaio è proprio il mese più invernale che ci sia, insomma, gennaio e febbraio sono i mesi più invernali, quindi voglio consigliarvi 5 letture che vi faranno proprio da una parte amare l'inverno, ma dall'altra sentirlo ancora di più sulla vostra pelle, nel senso che se anche sarete a leggere davanti a un caminetto acceso sentirete brividi di freddo, perché l'inverno descritto in questi libri vi farà, insomma, sentire proprio sulla pelle questa stagione. E quindi niente, cominciamo. Il primo libro di cui vi parlo è Anna e l'uomo delle rondini di Gabriel Savitt. In ogni caso è oltretutto il primo libro che ho letto nel 2017. Allora, questo libro perché è invernale? Perché è ambientato a Cracovia e in generale in Polonia, quindi è ambientato in luogo di per sé freddo, ecco, rispetto all'Italia. In più la storia parla di questa bambina che viene che rimane orfana praticamente perché il padre viene catturato dai tedeschi in quanto ebreo e non fa più ritorno a casa, e quindi lei incontra, il caso vuole, la fortuna vuole che incontri quest'uomo delle rondini, un uomo capace per l'appunto di comunicare con le rondini, il quale la prenderà con sé per un viaggio veramente molto intenso, nel senso che quest'uomo per sfuggire alla guerra, ai tedeschi e alla possibilità di rimanere ucciso, praticamente vive la sua vita errando, ecco, quindi è un uomo che non ha una casa, non ha una dimora fissa, si sposta continuamente, dorme all'aperto e tocca i villaggi, i piccoli paesi soltanto nei casi in cui appunto ne abbia proprio un impellente bisogno, per esempio per il cibo, per alcune medicine e così via, insomma, se no per il resto vive nei boschi. Quindi si prende questa bambina, diventa praticamente suo padre, ed è bellissimo come si sviluppa anche il rapporto tra questi due, ciò che si danno l'un l'altro e ciò che ricevono dall'altro, e insomma le loro strade coincidono per un periodo di tempo e poi si dividono. Fatto sta comunque che durante il loro viaggio loro per l'appunto vivono praticamente sempre all'aria aperta, quindi trascorrono numerosi inverni per così dire all'addiaccio, comunque dormendo all'aperto con dei ripari creati da loro e così via, quindi vi farà veramente, vi farà rendere conto di quello che queste persone hanno passato, e comunque non è una cosa alla fine fuori dalla logica, ecco, diciamo che in quel periodo ci potevano essere persone costrette a fuggire per lunghi periodi e quindi rimanere all'aperto, non avere una casa. Vi farà sentire brividi sulla pelle, vi farà sentire il ruvido delle foglie sotto di voi mentre i protagonisti stanno dormendo, insomma è veramente un libro toccante che io vi consiglio soprattutto in questi mesi. Il secondo libro di cui vi parlo è Nel bianco di Ken Follett, come dice il titolo stesso, ovviamente siamo immersi nella neve. La storia è quella di due protagonisti, un uomo e una donna, che devono indagare sul furto di un virus letale che è stato rubato da un laboratorio e che quindi potrebbe essere, anzi è potenzialmente nocivo, e quindi devono assolutamente scoprire chi l'ha preso e che uso ne voglia fare. Tutta l'avventura, che chiaramente è un'avventura di quelle che vi tengono belli incollate alle pagine, sembra di vedere un film, anzi neanche è stato tratto un film, quindi l'avventura si svolge tutta in un paese della Scozia completamente ricoperto di neve, perché c'è stata una fortissima nevicata, e quindi un ostacolo ulteriore alle indagini è l'impossibilità di comunicare con il mondo esterno, perché la neve sembra aver coperto tutto, quindi le strade sono impraticabili, i telefoni molto spesso non funzionano. E questo renderà la situazione ancora più, insomma, terribile per noi che leggiamo, ecco. E niente, il libro ovviamente mi è piaciuto, è carino, è, insomma, coinvolgente, ma soprattutto ve lo consiglio in questo periodo perché ovviamente siamo immersi nella neve, e quali mesi sono migliori per immergersi nella neve di gennaio e febbraio?
Il terzo libro di cui vi parlo è Il Cavaliere d'Inverno di Paulina Simons o Simmons. Allora, in questo caso, perché vi dico che è legato all'inverno? Allora, prima di tutto la storia la conoscerete tutti perché se ne parla tantissimo, questo libro ha conquistato i cuori di tutti. Per me non è impeccabile, nel senso che mi è piaciuta un po' poco la storia d'amore che è il centro un po' del libro, ma la parte storica è meravigliosa. Questo non toglie che, dato che questo è il primo della trilogia, di una trilogia, io non leggerò anche il secondo e il terzo perché so essere dei libri molto belli e sono intrigata, ecco, voglio di andare avanti. In questo caso la protagonista, che è questa Tatiana, nel 1941 si trova a Leningrado, nel periodo in cui c'è la città viene praticamente assediata e completamente isolata. Siamo in inverno e per una gran parte del libro siamo appunto a Leningrado durante questo assedio, in un inverno rigidissimo. Quindi c'è questa descrizione di come le persone che non hanno più cibo, non lavorano più, non hanno acqua calda, non hanno elettricità, non hanno più legna con cui scaldarsi, diventano praticamente degli animali, diventano delle persone completamente senza senno, ecco. Quindi si vede la disperazione, che cosa fa fare alle persone, ed è questo quello che ho apprezzato di più di questo libro, l'essere riusciti a trasmettere così tanto di un periodo così difficile della storia. Quindi per quanto riguarda, per l'appunto, la parte storica, quindi l'ambientazione, questo libro è veramente scritto bene, è carino anche da leggere, nel senso che si legge bene, è scorrevole e tutto. E poi, perché ve lo consiglio d'inverno? Perché in questo caso siamo in un inverno rigidissimo a Leningrado e quindi, insomma, è il momento giusto per leggere proprio questo, no? Insomma, non proprio sotto l'ombrellone in spiaggia, ecco. E qui vedrete le difficoltà, sentirete sulla vostra pelle le difficoltà della protagonista che deve fronteggiare i lati negativi dell'inverno. Il quarto libro che vi consiglio è una canzone quasi dimenticata di Catherine Webb. Questo libro ve l'ho consigliato in tantissimi video, quindi spero che lo recupererete al più presto perché è una storia meravigliosa. La storia non c'entra tanto con l'inverno in sé, nel senso che è la storia di questa vecchia, di questa donna anziana, che racconta il suo passato, quindi partendo da quando era bambina fino a quando, insomma, appunto è cresciuta, e il suo rapporto con un pittore che aveva abitato nel Dorset, dove viveva lei per alcune estati, e col quale aveva instaurato un rapporto molto particolare. Comunque, la storia in realtà sarebbe lunga, ma non sono qui per raccontarvi la trama. Più che altro vi indico questo libro, ecco, per il periodo invernale, perché per l'appunto siamo nel Dorset, quindi siamo praticamente in cima delle scogliere a picco sul mare, e durante l'inverno, perlomeno quando colui che raccoglie queste informazioni, che intervista la signora anziana, si trova per l'appunto ad incontrarle proprio nel periodo invernale, quindi fa freddo, e io mi ricordo bene le sensazioni che ho provato durante la lettura delle descrizioni della scogliera, quindi il vento che colpisce la pelle, che taglia quasi da quanto è freddo, vedere le onde del mare magari anche mosse, e non avere voglia di buttarsi, ecco, sapere che se tocchiamo quell'acqua, quella sarà gelida, ci farà rabbrividire, ecco. E quindi niente, penso che il periodo giusto per leggerlo sia proprio questo. Oltretutto, una piccola parte del libro è ambientata invece in Marocco, se non erro, comunque in un posto caldo, e allora in quel caso invece vi scalderete proprio con la lettura. Infine, l'ultimo libro che vi consiglio non è un libro in realtà, ma è una serie di libri, o meglio è un'autrice, ovvero Camilla Läckberg. Vi propongo questo libro, che io ancora non ho letto, perché se no vi faccio vedere sempre il solito, l'altro di questa autrice che io ho letto. Quindi in questo caso abbiamo Il domatore di leoni. Fatto sta comunque che tutti i suoi libri sono ambientati in Svezia, se non erro, sì, anzi Svezia, e hanno i soliti due protagonisti, un uomo e una donna, che durante i vari libri diciamo vedono evolvere la loro storia, ma allo stesso tempo in ogni libro affrontano un caso diverso, un giallo, ecco, da risolvere. E quindi anche in questo caso
sicuramente, insomma, l'autrice vi saprà incantare, vi saprà coinvolgere. In ogni caso, questi libri vanno letti per forza d'inverno, perché in Svezia, si sa, è sempre freddo. Quindi le sue storie sono ambientate, che sono ambientate in periodi più caldi, sia in periodi più freddi, insomma, non è che ci siano sempre 40 gradi. E quindi, in particolare nelle vicende raccontate d'inverno, vi muoverete in un paesaggio innevato, con una protagonista sempre vestita con tanti cappotti, scarponi, quindi vi sentirete anche voi in montagna insieme a lei. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, che insomma l'abbiate trovato interessante e abbiate trovato nuovi spunti di lettura per questi mesi invernali. Fatemi sapere se avete anche voi dei titoli da consigliarmi, sempre con l'inverno da protagonista, e noi ci vediamo mercoledì con un altro video, ciao!